Buongiorno, stamattina mi sono preparata leggermente, ho messo solo un po' di correttore e il rossettino. Vabbè, tanto metto gli occhiali strategici così. Adesso vado a prendere mia nipote a scuola. Adoro andarla a prendere a scuola. Troppo bellina con quella cartella, lei che se la prende, cucciola di zia. Vado a prendere a scuola, poi la riporto qui a casa e... io scendo che vado a prendere un po' di cose, un po' di stoffe in realtà. Voglio fare delle federe di cuscino per il letto, perché quelle che ho dell'anno scorso non è che mi piacciono tanto, quindi voglio rifare un pochino il design, se posso dire così, il design del letto. Stamattina c'è un bellissimo sole, fa caldino, infatti scendo così, faccio vedere. Ok, scendo così, mi sono messa questa magliettina a mezza manica, così, questo giacchino fatto in stile pellicciotto, jeans, scarpettine basse, queste qui della Nike. Queste scarpe che vi ho mostrato, in realtà quando le ho prese, erano un modello maschile, tipo bambini maschile, perché poi io ho un numero molto piccolo, era il 36, ma quanto mi piacevano e quanto mi piacciono metterle ecco in questo stile, tipo col pantalone boyfriend, la magliettina e le scarpe un po' maschili, mi piace abbinare questo stile a volte un po' anche maschiaccio. Abbinare le cose maschili allo stile femminile alcune volte mi piace tantissimo. Adesso scappo, devo andare a prendere la piccolina. Sono fuori scuola della mia nipotina e da buona zia aspetto io lei, cioè sono arrivata come minimo mezz'ora in anticipo, quindi adesso vado, che sole che c'è, sto sudando, adesso metto a prendere proprio un bel po' di sole. Stavo sentendo Celeste che mi ha detto è tra un po' al lavoro, non so nemmeno se riusciamo a vederci domani, uffi. Non riesco mai ad organizzare nulla nei weekend a causa del lavoro, perché per quanto riguarda i weekend non si sa mai se lavora il sabato o la domenica, oppure se lavora anche il sabato e la domenica insieme, quindi vi lascio immaginare le mie uscite così. Mamma mia, fa un caldo atroce, qui qualcuno che passa mi piglia po' pazza, con una che registra con una fotocamera e parla da sola, fuori scuola dei bambini. Poi adesso vedrò che arriva qualche camionetta dei pazzi che mi viene a prendere. Stamattina quando sono uscita avevo 1000 buste e non sono riuscita a girare niente, no, per i negozi, perché poi non riuscivo a mantenere la fotocamera e le buste. Comunque sono poi andata a salutare un'amica e ho mangiato, sono tornata da pochino. Adesso sono le 4:30, ma fuori sembra assolutamente notte fonda. Sono andata a prenotare l'estetista, vado domani. E sono andata a prendere, come vi dicevo ieri, comunque dei pezzetti di stoffa per fare i cuscini. Ho preso questa tonalità, insomma avevo visto dei cuscini online con questa tipo tonalità fatta così. Ma la signora dove sono andata, non so che metro abbia usato, o che, non so, io parlo arabo, forse nessuno mi capisce, quando io parlo sono io strana, non lo so. Comunque io ho dato le misure dei pezzi di stoffa che volevo e sono uscita con un taglio dove devo vedere se riesco a fare un cuscino. E vabbè, a parte il prezzo, che secondo me non è stato onesto, e lasciamo perdere, ok, lasciamo stare. Il taglio nemmeno, io che ti ho dato i centimetri, cioè lì non riesco a fare secondo me la copertura del cuscino, cioè, devo vedere, perché sennò non so che farmene, veramente è un peccato. Vabbè, lasciamo perdere, sono un po' preoccupata, non preoccupata. Io sto aspettando il televisore che ho comprato ieri, l'ho preso su Amazon e sono andata a vedere su Amazon e è in consegna con il corriere DHL. Il corriere DHL di solito da me passa, sì, perché ormai so tutti gli orari dei corrieri, mica così. C'ho anche i loro numeri di telefono, c'è... il corriere di SDA che si chiama Gianni, io quando ho qualcosa, qualsiasi problema lo chiamo al telefono, lui è, a parte che è gentilissimo. Sì, ho un rapporto d'amore con i corrieri, però del corriere di DHL non ho contatti, non è sbocciato l'amore col corriere di DHL, però so che arriva sempre verso quest'ora, massimo le 5 da me e basta. Sono le 4:30 precisa spaccate, anzi no, sono le 4. Le 16:35, ma stavo nell'ansia, non lo vedo venire. Anzi, io stamattina l'ho visto in giro, però non l'ho presa, perché come potete immaginare, ecco, lasciarla per strada nella macchina con la televisione incustodita all'interno, penso che se lei è tornata a casa, sì, con circa 3 televisioni in più.
sono riuscita a vloggarvi nemmeno sto pezzo, perché io avevo aggiustato il cosuccio nella macchina per vloggare, no? Che mantiene il cellulare, la fotocamera, quello che sia. E stamattina l'ho messo, boom, è caduto di nuovo, quindi ne devo comprare un altro. Ma raga, la maledizione di quei cosi, non ho mai avuto uno che funzionasse più di un giorno, mai, mai, mai. Devo cercare di prenderne un altro adesso, perché sennò ve l'avrei vloggata quella scena. Comunque Celeste doveva andare al lavoro e si dovevano riunire tutti da una parte e poi andavano insieme con una macchina. Io mi trovavo in giro, no? Ho detto, visto che ti devi fare questo tratto di strada a piedi, che oddio, non è poco, io mi trovo col tuo stesso orario, ti aspetto che tu finisci e ce ne andiamo. Sono passata casa, per casa sua e no vabbè. Lui è salito e ho detto, ok, dai, ti accompagno. Comunque stavo mezza esaurita, si era messo uno avanti che non camminava più, si spostava a destra, a sinistra, non metteva una freccia, insomma la comandava lui per strada. E a un certo punto mi sono innervosita così tanto che Celeste mi ha guardato e ha detto, ma tu quando guidi fai sempre così? Insomma, quando mi fanno arrabbiare, sì. Non arriva ancora. Adesso aspetto che arrivi lui, il corriere, e poi dopo mi metto a registrare il video sulle tinte labbra di Kiko, che sono bellissime. In questi giorni ho avuto anche il modo di provarne tante e devo dire che molto spesso negli ultimi giorni sto utilizzando quasi sempre gli Unlimited Stilo, molto belli anche quelli, però le tinte hanno quel loro tocco. Sono troppo carine perché potete utilizzarle in due maniere diverse, sia del tutto opache che sia con il gloss, quindi dopo vado a registrare assolutamente il video, se riesco, oggi, se no lo faccio domani sicuro, me lo sono anche già segnata, il video del tatuaggio alle sopracciglia. Vi do tutte le info, da partire dal dolore, perché l'ho scelto, come mai, cosa mi ha spinto, e io che sono una traghetta caga sotto, non per quanto riguarda tipo l'ago, cose del genere, che mi poteva venire una cosa. Cosa ha spinto me una persona che io tipo cambio colore di capelli e tutto e tutto e tutto, però se devo fare un tatuaggio oppure un qualcosa specialmente, no, un tatuaggio sul corpo, ma forse nemmeno, ma sul viso specialmente, io non ritoccherei mai nulla perché avrei paura di modificarmi i connotati, quindi per me che sono sempre stata di coccio su sta cosa, fare il tatuaggio alle sopracciglia è stata proprio una scelta molto forte e molto 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 ragionata, e quindi assolutamente ve ne voglio parlare, magari delle ragazze che avevano dei miei stessi dubbi, non so, si possono ritrovare nelle mie parole, possono decidere di non farlo, anche loro di fare il passo, insomma è sempre bello degli scambi di opinioni. Il corriere è arrivato. Chi è il corriere? Ho appena finito di parlare con il servizio clienti di Amazon perché la TV è arrivata, ma non c'è all'interno il telecomando. Non ci posso pensare, ragazzi, ma che sfiga è questa con queste televisioni? E adesso hanno fatto il resto. Poi dicono che uno non si deve nervosire. Come si fa? Mancava un cavo, e vabbè, voglio capire, un cavetto, ma manca il telecomando. Ho appena finito di imballare il pacco, adesso li ho chiamati perché ho deciso che invece della sostituzione ne mi faccio dare direttamente il rimborso, perché insomma, raga, fine settimana, cioè mi scoccio proprio, devo prendermi una TV perché adesso mi sta esaurendo senza. Costarne senza, perché ormai le abitudini sono difficili, no, da cambiare. Generalmente quella di dormire con la TV, che magari è una cosa che hai fatto da piccina. Io acceno il timer e quella si spegne di notte da sola. Ho imballato il pacco e nulla, è andata male anche stavolta, che palle. Avevo promesso che vi mostravo il contenuto di questo bellissimo pacco di Deborah e adesso lo andiamo ad aprire insieme. Allora, partiamo da prendere i rossetti. Ci sono questi rossetti qui. Allora, ipoallergenico rossetto Milano Red. Questo qui è metallico e nella colorazione 02. Questi sono tutti metallici, sono cose un pochino più sbrilluccicose per quanto riguarda le feste. Poi c'è questa linea qui, anche questa
metallica ed è lo 03, è un nude con dei riflessi dorati all'interno. Poi abbiamo invece quest'altro qui, sempre metallico, e questo è un po' più oro come colorazione. Allora abbiamo due, no, tre palettine. Tre palettine, eccole qui. Questa è la 09, che ha delle tonalità sul nero. Questa è sulle tonalità, no? Tutte. Guardate questo nero glitter, com'è bello. Poi c'è oro, insomma, varie tonalità. Anche questa è bellissima, sui toni un po' più rosati. Guardate questo, come luccica. Bella, bella, bella. Anche questa è molto bella. A differenza dell'altra, vedete, qui ci sono un pochino più neri, più grigi. Invece qui i toni vanno un po' anche sul marroncino. Oh, qui che cos'è? Decori adesivi per le dita, wow! Belli anche questi tutti sbrilluccicosi. Poi c'è la cipria. Poi ci sono i tre smalti che vi facevo vedere anche ieri. Allora, questo oro, questo si può dire oro rosa? Sì, penso di sì. E l'argento. Poi ci sono queste quattro palette qui. Aspettate che le vado ad aprire ad una. Vediamo un po'. Guardate che belle, anche queste hanno tutti questi ombretti super sbrilluccicosi. Guardate questa qui. L'ultimo, ah, guardate l'ultimo, c'ha tutti questi riflessi multicolor, che bella. Che numero è questa? Antique Gold, la numero 01. Questa ha dei toni un po' diversi, tipo c'è questo verde oliva. Io trovo che questo colore sia bellissimo sugli occhi castani. Vediamo questo che anche brilla tanto. No, ma adesso devo fare lo swatch un attimo di questo perché mi attira in una maniera incredibile. Che bel ombretto. Guardate come luccica. Secondo me in un'altra vita ero tipo una gazza ladra, io non posso vedere tipo luccicori che do di matto. Comunque ho mangiato un quantitativo di galatine in soli 2 giorni. Cioè, ragazzi, ho strafogato galatine con la pala. Ho mangiato in 2 giorni un quantitativo di 150 grammi di galatine. Tipo come le patatine, no? Una tira l'altra, gnac gnac gnac. Le adoro. Io non ho tanto la passione per le caramelle gommose, non mi sono mai piaciute più di tanto. Però con le galatine ho una passione enorme. Anche perché a me piace tantissimo il latte in polvere dei bambini. Quello è fatto con il latte in polvere. Quando mia sorella prendeva un po' di latte in polvere per mia nipote, io ogni tanto andavo lì, versavo col cucchiaino nel bicchierino e mangiavo latte in polvere. No, vabbè, mi piace tantissimo. Nulla girls, mi preparo per girare il video sulle tinte labbra, quindi lo vedrete a brevissimo, nei prossimi giorni. Vi mando un mega bacio e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!